Palazzo Chigi precisa, nessuna apertura sulla mini TAV, il supplemento di analisi chiesto dai trasporti. Toninelli, ribadisco il no all'opera, il PD presenta una mozione di sfiducia. L'Istat vede al ribasso il PIL del 2018, crescita sotto l'1%, debito sopra il 132%, lieve aumento degli occupati a gennaio, stabile tasso di disoccupazione. Da oggi scatta la tassa sull'acquisto dei veicoli più inquinanti e si può chiedere il bonus per elettriche e ibride. Vedremo i primi effetti sulle scelte dei consumatori. Anche la sala VIP dell'aeroporto di Verona e società in Lombardia e Piemonte tra i beni sequestrati ad un imprenditore siciliano accusato di essere in affari con un clan di Gela. Prosegue in tutta Europa la mobilitazione degli studenti per l'ambiente Fridays for Future. Ad Amburgo in migliaia contro il carbone, in Italia la mobilitazione oggi contro gli sprechi alimentari. Buongiorno dal TG3, sulla Torino-Lione verrà presa la decisione migliore per il Paese. Così Palazzo Chigi smentisce aperture del Presidente del Consiglio Conte sull'ipotesi di una mini TAV, un tema quello appunto dell'alta velocità su cui i due partiti di maggioranza mantengono posizioni molto distanti. Sentiamo Monica Giandotti.